Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con la versione SciGeek Italia, nello specifico parliamo della variante con gli edifici in tre dimensioni. Ora scegliamo una destinazione, come vedete noi possiamo fare naviga A, scegliamo indirizzo, Italia-Milano, piazzale Luigi Cadorna ci va bene, vedete per modificarlo basterebbe semplicemente entrare e andare a scrivere la via che ci garba. Sì, no, appunto, ci va bene piazzale Luigi Cadorna, mi fa comodo che sia già pronto così, facciamo fatto. A questo punto facciamo vai A. A questo punto fate fatto, vi fa il riassuntino del percorso. Come vedete la navigazione con i palazzi in tre dimensioni è già stata abilitata. Gira a destra. Come potete poi apprezzare, la qualità, insomma, dell'audio, dell'aggiornamento delle cartine, insomma, funziona assolutamente bene. SciGeek quindi si mantiene un buon software di riferimento per la navigazione GPS. Già che ci siamo, adesso gli facciamo fare un ricalcolo, che così insomma vedete anche la reattività del telefono stesso. Come potete vedere ci ha riposizionati. Il ricalcolo. Dopo 200 metri gira a destra, poi gira a sinistra. Il ricalcolo è avvenuto. Come potete apprezzare non ci sono rallentamenti particolari, le cartine in questo caso vengono appunto accuratamente aggiornate e si aggiornano anche poi in tempo reale. Come potete vedere lo spostamento della freccia per esempio non avviene a scatti, avviene in maniera molto precisa e soprattutto avviene a piccoli passi, avviene appunto utilizzando diciamo un aggiornamento real time. In basso trovate, nella parte inferiore trovate appunto le varie indicazioni, la via dove ci troviamo, la prossima svolta tra quanti metri avviene, quanti chilometri mancano in sostanza all'arrivo e i chilometri all'ora che indicano la velocità attuale. Gira a destra, poi gira a sinistra. Anche in questo caso, come appunto quando abbiamo mostrato come funzionava a piedi, potete averlo in due dimensioni, oppure potete averlo con questa diciamo caratteristica 3D, dove non solo i palazzi sono in tre dimensioni, ma anche appunto gli edifici circostanti la navigazione appunto stradale, quindi non solo i monumenti esistono in 3D, vengono raffigurati appunto nelle tre dimensioni anche i normali, tra virgolette, palazzi che circondano la strada. Ricordo la possibilità comunque di zoomare a proprio piacimento,
come vedete il più e il meno sopra e sotto la griglia che abbiamo utilizzato per spostarci dal 2D al 3D. Diciamo che le funzioni classiche dei vari navigatori attualmente sul commercio, insomma, gira sono a sinistra, poi immediatamente gira a sinistra, sono tutte correttamente implementate. Questo gira navigatore sinistra, ha l'extra, appunto, gira a sinistra, ha l'extra di avere il percorso, appunto, gira a sinistra, poi immediatamente gira a destra in tre dimensioni. Gira a destra, poi gira a sinistra. Dopo 200 metri gira a sinistra, poi gira a sinistra. Adesso ci fermiamo un istante così vi riusciamo a far vedere il palazzo che stiamo sfiorando in questo momento. Come potete apprezzare non è anonimo, quindi non è un puro cubo o parallelepipedo, bensì è proprio disegnato in tre dimensioni, quindi insomma, come potete apprezzare, anche i dettagli del percorso stesso sono piacevoli da ammirare. Poi gira a sinistra. Dopo 200 metri gira a sinistra. Come potete ammirare, poi durante il percorso vengono visualizzati anche i vari punti di interesse che appunto vengono rilevati come presenti sulla mappa. Dopo 200 metri gira a sinistra. Dopo 100 metri gira a sinistra, poi immediatamente gira a destra. La demo su questo SciGeek Italia con i palazzi in tre dimensioni termina qui. Francamente non mi viene in mente altro da potervi mostrare. Vi abbiamo mostrato in sostanza il percorso, vi abbiamo mostrato che è fluido e io vi ho mostrato il fatto che tutto sommato si aggiorna in tempi decisamente stretti. Buona cosa il fatto di vedere appunto i palazzi gestiti in tre dimensioni, come fosse, diciamo, una città realizzata veramente con dovizia di dettagli, con alcuni extra come appunto quello dove ci siamo fermati in parte prima, dove si possono appunto apprezzare con buona soddisfazione estetica anche palazzi importanti da un punto di vista storico o comunque raffigurati in modo un attimino più preciso. Per esempio il Pirellone è appunto presentato in tre dimensioni e viene presentato poi con le sue forme originali. Per quanto riguarda le altre applicazioni, sì, le altre impostazioni dell'applicazione sono le solite di SciGeek, ormai le abbiamo mostrate più volte, quindi insomma non mi sembra il caso il momento di andare a soffermarci. L'aggiornamento ha portato in pratica una navigazione un attimino più snella e ha portato alla possibilità di avere degli aggiornamenti appunto nelle mappe in sé. A quanto ho potuto appunto apprezzare sono anche discretamente fedeli.
Il video termina qui, io vi ringrazio della visione di questo filmato, mi raccomando seguiteci su formobiles.info e già che ci siete iscrivetevi anche al canale TV, così da rimanere facilmente e comodamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzino.